Salve a tutti, prima di cominciare a vedere i miei acquisti vi ricordo che per i vostri c'è in via della Rondinella 59 a Firenze lo store Beastar Shop, pieno di fumetti, manga, gadget e merchandise, quindi se ancora non ci siete stati e vivete a Firenze o siete di passaggio per Firenze, cosa effettivamente un po' difficile ora come ora, però per il futuro, ecco, fateci un salto. Sigla! Ed eccoci qui finalmente con il video acquisti di novembre 2020, mese in cui sono stato abbastanza impegnato e non ho avuto modo di leggere molte cose, ma questo ormai da quando ho iniziato la magistrale non è più una novità. Iniziamo da J-Pop con La Via del Grembiule, volume 3. Continuo ad adorare questo manga comico in cui la vita da casalingo viene vissuta da un ex yakuza che gestisce tutto come se fosse ancora una questione di mafia. Mi piace tantissimo, mi fa morire e non vedo l'ora di leggere i prossimi volumi. The Promised Neverland, volume 18. Dirò un'eresia, ma questo volume mi è piaciuto più dei due precedenti. Ovviamente non siamo ai livelli dell'inizio della serie o anche solo per dire di quei volumi attorno al 10, non è comunque male. Se il finale si mantiene su questo livello non sarò deluso al 100%. Hanako-kun e i 7 misteri dell'Accademia Kamone, volume 2, continuano le avventure dei protagonisti in questo shonen che riguarda gli spiriti e le leggende di una scuola giapponese. In questo numero vengono presentati nuovi personaggi che personalmente ho apprezzato e vedremo come si svilupperà la storia, però ora come ora direi che ci sono delle ottime potenzialità. Sempre per J-Pop, Kemono Jien volume 1, se non sbaglio questo era già uscito tempo fa per GP e adesso la J-Pop lo sta ristampando. Battle shonen carino in cui varie creature del folklore giapponese combattono tra di loro, niente di eccezionale, però se vi piace il genere provatelo. Gintama volume 65, so che ultimamente alcune male lingue stanno un po' infangando il nome del miglior manga parodico di tutti i tempi, però che ci volete fare, alla fine non può piacere a tutti, voi però fidatevi di me che è bello e recuperatelo. Seraph of the End, Gurren Ichinose Catastrophe at 16 volume 7, lo spin-off prequel di Seraph of the End, non l'ho letto, non posso dirvi nulla. Gekka Bijin volume 1, adesso che è uscito Spy Family, la Planet sta buttando fuori tutto quello che ha di Tetsuya Endo, tra cui questa serie che se non sbaglio era già stata stampata alcuni anni fa, io non ce l'avevo, e anche mi pare Tista che hanno stampato in un'edizione mattone unica. In ogni caso sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo primo volume e il fatto che sia una miniserie di 5 numeri mi ha incoraggiato a prenderlo effettivamente. Sono un fan di quelle storie in cui un protagonista scavezzacollo irresponsabile deve imparare il peso che deriva dalla sua posizione e dalla sua carica, e questo lo fa in modo ottimo. Quinto e ultimo volume per Samurai 8, un finale proprio delle palle, ma alla fine con tutte le premesse che erano state fatte in questi volumi si vedeva che non era una serie che poteva essere conclusa in maniera degna in soli 5 volumi. Io appunto ho comprato anche il cofanetto perché mi sembrava giusto incorniciare il fallimento di Kishimoto e tenerlo lì. Una cosa che mi ha fatto morire è che fino a metà del quinto volume ancora Kishimoto prova a farti gli spiegoni su come funzionano i poteri dei protagonisti e tu sei lì che vorresti dirgli Masashi carissimo. E finisce così il manga, finisce qui, che bisogno c'è di farci altri spiegoni? Ma alla fine Kishimoto è l'uomo degli spiegoni, lo sappiamo tutti. Kingdom Hearts 358 Days, non ho ancora capito come si pronuncia, volume 1 e volume 2. Li ho recuperati più che altro perché avendo già tutti gli altri volumi di Kingdom Hearts volevo completarlo. Doraemon volume 0 per il 50° anniversario del Gattone Blu, preso più che altro a fine commemorativo perché alla fine Doraemon è un pilastro del fumetto per bambini giapponese e diciamo che volevo avere almeno qualcosa di suo nella collezione. Come ogni mese andiamo ad aprire il pacco di Starshop, che oltre al segnalibro di Torijima e Mahiro contiene l'Immortale volume 11 e Fire Force volume 22. Con i manga abbiamo finito qui, passiamo adesso al fumetto americano e più in generale internazionale, dato che abbiamo anche un volume cinese. Per la Marvel i soliti Iron Man 2020 volume 7 e Daredevil volume 17. Questo è l'ultimo numero di Iron Man 2020 e adesso finalmente Dan Slott lascia la testata. Potremmo sperare di meglio? Io voglio provarci. Per DC i soliti Batman volume 11 e volume 12. Nel volume 11 si conclude finalmente il ciclo di Tom King e nel 13 vedremo l'inizio del nuovo ciclo di James Tynion IV. Ho buone aspettative. E sempre riguardante Batman, DC bestseller Batman, il ciclo di Snyder e Capullo volume 6. Sentinelle d'inverno, l'ho trovato in sconto dai BS e non ho potuto fare a meno di recuperarlo, ma ancora non l'ho letto. Sara di Garth Ennis, l'ho comprato perché ho adorato il suo The Boys, sia il fumetto sia la serie TV, ma il fumetto
fumetto molto più della serie TV. Non l'ho ancora letto, ma sono abbastanza sicuro che non mi deluderà. I racconti dei vicoletti di Nijun, anche questo recuperato in sconto da IBS, lo cercavo da un sacco di tempo e quando me lo sono trovato davanti non sono riuscito a lasciarlo lì. Sono delle storie estremamente semplici di vita quotidiana, di un nonno con la sua nipotina che vivono in questi quartieri poveri che sono trattati quasi come una sorta di villaggio dove si conoscono tutti. Mi è piaciuto tanto, è un volume di una dolcezza incredibile, i disegni acquerellati sono una meraviglia per gli occhi. Passando al fumetto italiano velocemente, A Babbo Morto, una storia di Natale di Zero Calcare. Questo qui è più che altro un libro illustrato, anche se ha effettivamente alcune pagine a fumetti. L'ho apprezzato molto, una visione del Natale classica di Zero Calcare, un po' cinica, un po' disillusa, ma ci piace sempre. I numeri di questo mese di Visioni Graphic Novel Italiano: Escobar di Guido Piccoli e Giuseppe Palumbo, Per questo mi chiamo Giovanni di Claudio Stassi, Got di Emanuele Rosso e The Money Man di Alessio De Santa. Samuel Stern volume 12, La casa delle farfalle, uno dei numeri di Samuel Stern che più ho apprezzato, e il 12, quindi è passato effettivamente un intero anno da quando è iniziato Samuel Stern, e direi che si conferma una delle migliori testate da edicola che potete trovare in questo momento. Finiamo in rapidità con Bonelli perché si sta scaricando la videocamera. Soltanto Dylan Dog Color Fest volume 35 e il Dylan Dog 410. Le tre storie del Color Fest mi sono piaciute tutte tantissimo, soprattutto la seconda. Mentre per quanto riguarda il ciclo di Mana Cerace, l'ho già concluso. Mentre sto registrando questo video ho già letto anche il capitolo finale e ci dedicherò un intero video che sarà il prossimo che uscirà. Detto questo, vi ricordo che qua giù in descrizione trovate tutti i link a Starshop, sia allo store sia al sito dove comprare i vostri fumetti. Inoltre la mia pagina Facebook del canale per ogni domanda, dubbio, curiosità, tutto quello che volete, e il mio canale Telegram personale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. E anche questa volta siamo riusciti a finire il video prima che la videocamera si scarichi.